Poi ti cito alcuni fatti perché quello che dico a molti di voi sembra una follia, no? Ma talvolta dai giornali queste cose vengono fuori se uno legge tra le righe. Per esempio questo agli occhi di tutto il mondo avvenne cosa? Pochi 2 o 3 anni fa vennero arrestati in un paese africano dei pedofili, di un'organizzazione internazionale di pedofili e satanisti francesi. Questi vennero arrestati mentre stavano per mettere su un aereo 103 ragazzi, 103 bambini, per portarli in Francia e farne quello che preferisco non dire perché già siamo stati turbolenti abbastanza. Ma che si può immaginare? Sono stati fermati, questa era un'organizzazione che si chiamava l'Arca di Zoe. Sarkozy, il presidente della Francia, è volato in questo paese africano per riprendere questi personaggi, evitando l'incidente diplomatico internazionale. Questi sono tranquilli, liberi e se ne riportati in Francia. Questa è la prova provata dei collegamenti che ci sono tra questi grandi personaggi politici che coprono questi fenomeni. Allora, il problema del satanismo, delle morti, eccetera, è un problema di portata internazionale che trova però la copertura, ovviamente, dei vertici della magistratura, dei vertici della politica, per nascondere i veri fini di questi delitti e che peraltro usa queste informazioni anche per un altro scopo, perché bombardandoci ogni giorno con Sara Scarzi, con Yara Cambirasio, con questi fatti qua, tappano il palinsesto televisivo con le notizie reali che dovrebbero dare, dovrebbero dirci chi ha causato la crisi economica e perché, qual è il progetto a lungo termine, quali sono le cause di questa crisi, appunto. Dovrebbero dirci tutta una serie di cose che non ci hanno mai detto e dovrebbero dirci come funziona realmente la politica, perché dovrebbero dirci che destra e sinistra non esiste, perché sono tutti parte, perlomeno i politici più di spicco, quindi parlo di Bertinotti, di D'Alema, di Berlusconi, Monti, eccetera, tutti parte di un'unica organizzazione a vertice, un'organizzazione segreta, di stampo massonico, che si chiama Ordine della Rosa Rossa, che è poi quella che commette questi omicidi. Anche qui qualcuno mi dice, accidenti, ma questa cosa è gravissima, ma si possono avere delle prove? Beh, guardate, quando ci furono le elezioni che Bush contendeva con Kerry, ammisero entrambi di appartenere alla Skull and Bones, un'organizzazione segreta. Ora, il depistaggio poi tipico dei mass media dice appartengono a una società segreta. No, la Skull and Bones non è una società segreta, è una delle diramazioni, delle logge di questa organizzazione più grande che è la Rosa Rossa. Quindi non è una società segreta. Poi non è segreta perché altrimenti non si saprebbe il nome e non l'avrebbero ammesso in TV. Ci sono, se andate a cercare su internet, ci sono ancora le loro dichiarazioni in cui il giornalista dice: ma è vero che voi fate parte della Skull and Bones? E loro dicono sì, è vero. E questo cosa comporta? Beh, è una società segreta, ha detto Bush, è un segreto, quindi non posso rispondere. Domanda a Kerry, ma che importanza ha questa cosa? Quindi, perché lei è in questa organizzazione? Che significato ha? È un segreto. Bene, vi dico io che da anni studio le organizzazioni segrete, che implicazione ha? L'implicazione è che entrambi faranno gli interessi prima di tutto dell'organizzazione segreta, poi del paese, che in realtà non faranno mai perché nessuno dei politici fa mai l'interesse del paese, e questo credo che abbiamo cominciato a capire, no? Però il problema è che rispondono a qualcuno, non è vero che procedono in questo modo da ubriachi senza un piano preciso. Il piano preciso c'è perché sono stati tutti d'accordo quando hanno dovuto votare le leggi che hanno portato l'Europa all'attuale sfascio e a quello che sta per venire, che è molto peggio di quello che è avvenuto fino adesso e di quello che ci aspetteremo. Quest'anno ci aspetta la peggiore delle crisi economiche di questo secolo,
annunciata pure da Tremonti, che ha detto in modo chiaro che ci sarà una crisi economica peggiore di quella del 29, ma siccome siamo abituati a non pesare le parole e a occuparci poi solo di quello che, da una parte, che ci fa comodo, e poi a occuparci prevalentemente delle cazzate di cui la TV e i giornali ci riempiono ogni giorno, quindi nessuno fa caso a quello che ha detto, che significa che stiamo per precipitare in una crisi in cui moriranno tante persone, in cui si bloccherà tutto, in cui non ci sarà probabilmente in alcuni posti neanche la benzina per poter andare a prelevare i rifornimenti fuori. E questi programmi, quindi tutte queste orchestrazioni di questi omicidi, cioè, serve anche a depistare la gente e far occupare di altre cose, mentre nel frattempo i politici, tutti d'accordo, procedono in questo loro piano. E per capire che procedono d'accordo non c'è bisogno di molto, basta sapere che il Trattato di Lisbona è stato votato ad agosto di 3 anni fa all'unanimità, da destra, sinistra, dalla Lega, che teoricamente dovrebbe essere un partito federalista, invece ha votato una Costituzione europea su un trattato internazionale tipo centralista, che ci consegna nelle mani dell'Unione Europea. Non è che c'è bisogno di molto per capire che erano d'accordo, no? Sono d'accordo sulle cose più importanti, poi litigano sulle sconsate, litigano sul divorzio, litigano sull'aborto, come hanno fatto in passato, litigano sulla tassetta, sulla piccola tassa da mettere, ma 30 euro in più e meno al pensionato, sì, per carità, certo al pensionato non fa piacere che togli 30 euro, ma quello che sta per arrivare, su cui sono d'accordo, è molto peggio dei 30 euro del pensionato. Ok, questo è, però, ecco, no, mi blocco qui invece, penso che forse come tempo, sì, siamo vicini a tempo programmato, capisco che vado un po' scioccato, cioè l'80% di voi saranno un pochettino, Basile spererà, come ho sperato io la prima volta che mi è stato spiegato questo sistema anni fa, che uscì dallo studio di una giornalista investigativa purtroppo morta non troppo tempo fa, che mi spiegò appunto queste cose, io uscì e dissi ma speriamo che questo è matto, cominciò a fare ricerche, a informarmi eccetera, sperando di scoprire che erano tutte balle, purtroppo approfondendo ho scoperto che era tutto vero e che questa persona diceva molte cose giuste. Quindi do la parola a Francesca e poi passiamo alle domande. Adesso passo la parola all'avvocato, chi ha delle domande da rivolgergli, adesso passiamo con il microfono. Sentite, prima delle domande voglio dire 2 minuti una cosa. Quando io dico che dietro a tutti questi omicidi che vanno sempre in TV ci sono dietro i politici, ci sono gli avvocati, ci sono i magistrati più importanti d'Italia e che i politici sono tutti assolutamente a corrente di questo, e che sono quindi manipolati, organizzati, fatti proprio da loro, tutti mi dicono ma è una cosa impossibile. È impossibile. No. Perché è impossibile? Perché ci sembra una cosa, ma sarebbero proprio dei criminali. A me questa cosa mi fa un po' ridere, perché voi dovete sempre pensare, noi dobbiamo sempre pensare che ci hanno condizionato, manipolato la mente. Tanto che quando noi andiamo in Iraq a fare 1,5 milioni di morti, di cui molti anche di nostri soldati italiani e di persone che ci sono più vicine anche emotivamente, non battiamo ciglio, ma sono 1,5 milioni di persone che noi, per noi sono quasi indifferenti. Diciamo sì, hanno ammazzato bene l'Iraq, ma comunque stanno da un'altra parte. Ci colpisce quando sappiamo che possono ammazzare qualcuno a fianco a noi, nel nostro paese, allora lì cominciamo un pochino a preoccuparci. Ma per questa gente che sta al potere, che differenza c'è tra 1,5 milioni di iracheni e Yara, Sara Scazzi? Nessuna. Nessuna. Per loro è, pur di raggiungere il loro obiettivo, è la stessa cosa. La crisi economica poteva essere evitata se solo avessimo avuto una moneta parzialmente diversa, ci fosse stata più informazione sul sistema della moneta, del signoraggio bancario e della proprietà delle banche. Questa situazione porterà alla morte quest'anno di molte persone grazie a questa
situazione economica, hanno in progetto poi anche cose un po' più gravi del semplice, della semplice depressione economica, però è tutto in quest'anno. E che, per loro che problema c'è a creare una situazione del genere? Per loro noi siamo numeri. Quando la dichiarazione di guerra, quindi il contingente italiano è partito per l'Iraq con la firma, il beneplacito dei nostri difensori dei deboli, dei nostri difensori della libertà, Pannella, Bertinotti, eccetera, nessuno di noi ha detto niente. Sapete, siamo abituati a una cultura per cui la destra è un po' più violenta, allora loro votano la guerra, la sinistra no, sono quelli di sinistra sono pacifisti, ma guardate, mi rivolgo a tutti quelli di sinistra qui dentro che ci saranno, che sono stati come me ai tempi incantati dalle stronzate di Rifondazione Comunista e di Bertinotti, questa forza di pace, questo partito di pace ha votato la morte di 1,5 milioni di persone in Iraq, di non so quante centinaia di migliaia in Afghanistan, in Libia adesso e quant'altro. Quindi che differenza c'è? Qualche decina, qualche centinaia di bambini all'anno che scompaiono, ma sapete quanti ne hanno ammazzati in Iraq sotto le bombe? Qui li ammazzano in un modo un po' diverso, li fanno scomparire in questi riti satanici, esoterici, eccetera, ma è diverso il fine, è un po' più difficile da capire per la persona normale, ma dal punto di vista della gravità della cosa è anche meno grave di 1,5 milioni di morti in Iraq. Ok, possiamo partire con le domande. Abbiamo un piccolo problema con il microfono, quindi chi vuole fare una domanda si alza e con voce stentorea fa capire un po' la... Dimmi. Per la voce speriamo. Allora, senza offesa, quello che lei ha detto stasera per me non c'è niente di nuovo, è solo una conferma. Ripeto, non è un'offesa, è un complimento. Sì. Pensavo che già partiva con l'inizio. Senza offesa lei mi sembra un imbecille. Hanno ormai convinto le persone, dicevo in un libro, che la neve è nera e ci sono riusciti tanto di cappello. L'altro discorso è che devono portare la popolazione mondiale al 10% dei 7 miliardi attuali, quindi 1,5 milioni alla volta si fa prima. All'ONU c'è una cappella, come saprà benissimo, dedicata a Lucifero. Lo so. Questo tanti lo ignorano. E c'è anche un giornale in Italia che si chiama Lucifero. La domanda è, ma le persone che confessano i delitti che non hanno commesso e dicono di conoscere particolari relativi ai delitti, perché lo fanno? Lo fanno per diversi motivi, a volte gli promettono degli sconti di pena, ad esempio nel caso delle bestie di Satana, ad alcuni ragazzi, a Marco Zampollo ad esempio, è stato offerto uno sconto di pena se incastrava Paolo Leoni. Diceva, guarda, invece di farti 29 anni te ne fai 20. Lui ha detto, no, Paolo Leone è un mio amico, in nome di questa amicizia io mi faccio 29 anni ma non confesso. A Paolo Leone hanno detto, ma confessa, no? Dai, che così ti fai? Dall'ergastolo si passa a 30 anni, poi con lo sconto di pena del rito abbreviato ti fai 20 anni. Dice, ma che devo confessare? No, scusate, ma io voglio farmi tutto il processo perché voglio dimostrare la mia innocenza. Infatti non ha dimostrato niente perché l'hanno condannato in tutti e tre gradi e si ritrovano al gasto. Quindi molte volte ti promettono lo sconto di pena, ma normalmente quello che succede è che le persone vengono condizionate con l'ipnosi o con altri metodi di manipolazione mentale a confessare. Infatti quando una mia collega venne da me e mi disse di questo delitto di Viterbo, quando mi disse stava a 100 km in un ospedale, io ho detto un ospedale psichiatrico, vero? Sì. Perfetto, quindi lì quadrava tutto. Quindi nell'ospedale psichiatrico, nel momento del delitto, a questa persona hanno immesso la memoria, diciamo sotto ipnosi o con altre tecniche, ce ne sono più di una, sì. E gli hanno immesso il ricordo di questo delitto. Infatti queste memorie si possono riconoscere da cosa? Da un particolare che ricorre quando ci sono queste confessioni. Come si fa a riconoscere quindi la falsa memoria? Vi dico un piccolo trucchetto, diciamo così, per coloro che possono essere interessati a vedere quando si verificano. La falsa memoria si riconosce perché tu immetti nella persona un ricordo. Io e lei potremmo avere, ad esempio, un ricordo di questa serata immesso, se la serata non è mai avvenuta, e avremmo lo stesso ricordo. Però alle domande specifiche di una persona, su singoli particolari tenderemo a rispondere cose diametralmente opposte.
Perché se il ricordo è stato immesso, quindi è stato immesso che qui c'erano 150 persone, bene, allora ci ricorderemo entrambe 150 persone. Poi però se il ricordo è falso ci diranno ma la sala aveva le colonne o no? Sì, ce l'aveva? No, non ce l'aveva. Oppure ci diranno ma in prima fila chi c'erano? Donne o uomini? Donne, dirò io, e lei? Uomini, dirà lei. Perché a quel punto il ricordo verrà deformato da quello che è la propria personale ricostruzione del fatto. Nei coniugi di Erba, ad esempio, succede che ciascuno, siccome questi due pare che si amassero veramente, credo che fosse vero quella parte che non si è inventata, l'amore che ciascuno dei due provava per l'altro, nessuno dei due vuole accusare l'altro. Allora nel ricordo si ricordano di aver ucciso, ma non vogliono accusare l'altro e quindi scaricano su se stesso la colpa. Quindi Olindo dirà sì ma l'ho ucciso io e Rosa dirà no l'ho ucciso io, Olindo non ha fatto niente. Alla fine, siccome però i particolari che raccontano sono particolari che può sapere solo l'assassino, il magistrato non, molto spesso in buona fede non capisce questo e alla fine finisce comunque per condannarli, perché dice ok, sono stati loro, la divergenza nella ricostruzione forse dipenderà dal voler scagionare l'altro oppure dal voler scaricarsi in alcuni casi le responsabilità. Quindi nelle bestie di Satana, ad esempio, Andrea Volpe e Mario Mancione confessano entrambi l'omicidio, però con ricostruzioni totalmente differenti. Andrea Volpe era un delinquente e lo era veramente. Mario Mancione no, era un bravo ragazzo, abbastanza semplice come persona e anche buono probabilmente. Quindi, siccome peraltro quello che è stato ucciso era il suo migliore amico, i due ricordi differiscono assolutamente in modo plateale, per particolare non secondari, chi ha sferrato il primo colpo, chi ha voluto l'omicidio, perché Andrea Volpe, essendo un delinquente, dirà che sì, l'ha ucciso lui, ha sgozzato lui, ha sferrato la coltellata lui voleva, lui ha provato piacere, lui racconta una serie di particolari di questo tipo. Mario Mancione invece racconta, chi leggesse questo libro troverebbe il suo racconto L'inferno tra le mani, la sua storia raccontata in questo romanzo, sì, è un romanzo, perché non è vero un cazzo di quello che c'è, ma è un libro in realtà, verità, il racconto della sua storia. Lui racconta in tutto questo libro che non voleva commettere l'omicidio, l'ha commesso perché gli altri lo costringevano, perché era sotto l'effetto di droghe, perché neanche lui, neanche la sua mente si capacita di come abbia potuto. Quindi ricostruisce il racconto dando a chi ascolta l'unica versione possibile della sua mente, cioè sì, ho ucciso il mio migliore amico, l'ho fatto perché non ero capace di intendere di volere, sostanzialmente questo è il suo racconto. Chi legge, se non sa queste cose, dice questo è un bugiardo che sta cercando di evitare le sue responsabilità. Forse qualche balla l'avrà detta pure, ma è più la verità che c'è qui dentro in quello che lui racconta rispetto alle balle. Il problema è che è tutto falso. Quindi lui probabilmente non ha proprio mai messo le mani addosso al suo migliore amico. Vaglielo a spiegare, però. Cioè, questo anche è una situazione irrecuperabile. Cioè, se io ho già avuto difficoltà a spiegare a questi ragazzi questa che è la mia versione, perché le stesse vittime spesso non si convincono. Dicono, ma com'è possibile? Ho creduto per anni in quest'altra cosa. E non è facile neanche per la mente di questi ragazzi all'ergastolo accettare una cosa del genere. Figuriamoci per questi qui che sono ormai andati, persi. Infatti è uno dei motivi per cui io fino a per tutto il 2011 pensavo comunque di togliermi dall'albo degli avvocati e pensavo che avrei smesso di fare questo lavoro, perché tanto è un lavoro assolutamente inutile, perché è quasi impossibile farlo capire anche a colleghi, avvocati, a magistrati, perché molti sono in assoluta buona fede. I manovratori del processo sono in realtà pochi. Senz'altro nel caso delle bestie di Satana il pubblico ministero, lui sì, consapevole di quello che andava a fare, cioè della falsificazione delle prove, di tutto l'impianto accusatorio completamente falso. I giornalisti sì, ma non tutti, solo i giornalisti più importanti che si sono occupati della vicenda e che hanno, diciamo, l'80% in mano delle notizie. Gli altri si limitano ad accodarsi. Ad esempio questi, in questo libro qui, che cosa fanno? Prendono le notizie che ritengono più attendibili da altre fonti. Quindi ecco che infatti si vede il tentativo di oggettività di questi scrittori, di questi tre personaggi in questo libro qua, Sette Sataniche di Mastronardi, De Luca e Fiori. Però attingono a fonti completamente false, quindi quando la fonte di base principale che viene ritenuta attendibile è falsa, a quel punto si falsa tutto quanto e viene fuori un casino.
Quindi sono pochi i reali manovratori, spesso i giudici che decidono la condanna o l'assoluzione non sono consapevoli di tutto questo, vedono due persone che confessano, vengono poi manipolate ad arte dai mass media che martellano continuamente sulla colpevolezza di questi ragazzi, dal pubblico ministero che vedono particolarmente convinto ed è sempre una persona autorevole questo PM, quindi tendono a dire beh, se è così convinto sarà pure vero, la prova non è tanto convincente, ma è un reato talmente grave che alla fine dal punto di vista psicologico si convincono che comunque quelli sono gli assassini e li condannano. Ma i veri manipolatori sono pochi. Normalmente anche i criminologi sono tra i manipolatori, cioè normalmente questa categoria è o talmente ottusa da non capire niente, quindi da imparare a memoria delle nozioni sul libro senza rielaborarle, oppure sono veri e propri manipolatori del processo. Ma al di fuori di queste poche persone, tutti gli altri sono tutti in buona fede. Ci sono delle persone che si improvvisano esperti, magari di serial killer, eccetera, studiano tutti questi libri, alla fine imparano una serie di nozioni, pensano di saperle, ma in realtà non sanno nulla, perché di fatto è tutto falsa, la letteratura su cui ci si basa, gli atti processuali, eccetera. Altre domande? Dimmi. Capire la decisione dell'euro 1943, c'è qualche notizia interessante che forse è un motivo anche della seconda guerra mondiale ulteriore? No, sì, scusa, no. Ma lui forse riguardava il filmato? Sì, riguardava il filmato, perché mi è incuriosito molto, forse non riguarda proprio il... Sì, no, è che volevo mandare tutte le informazioni complete in un'unica sede, perché noi abbiamo fatto anche delle conferenze sull'economia, però questa qui volevo proprio, faremo vedere tutto, date, motivazioni, nomi e tutto quanto, quindi magari è inutile parlarne adesso per due minuti, quando vi farò una, cioè vi porterò delle prove per due ore, insomma. Ok, tu... Altra domanda? Sì, volevo chiedere, perché non riesco a capire perché proprio tutte queste persone tipo Sara Scazzi o Samuele che non dovrebbero... Voce? Sì, allora, perché... lo dico io quello che ha detto la persona qui. Allora, la domanda è, la prima domanda che viene in mente in realtà quando uno ascolta queste cose la prima volta, cioè, ma perché devono uccidere Sara Scazzi, Yara Gambirasi o il bambino di Cogne, no? Sì. Perché sono stati uccisi Chiara Marino e Fabio Tollis nei delitti delle bestie di Sada? Allora noi diciamo che ogni delitto ha un suo perché principale e poi un perché secondario, cioè un perché secondario uguale per tutti, cioè creare una specie di stordimento mediatico su queste vicende. Questo è un effetto che si verifica ogni volta, quindi i telegiornali a quel punto si riempiranno di cazzate. Non solo con questo, poi andrà la notizia sulla chi ha vinto il campionato, poi andranno tutte queste notizie qua che non servono a niente per capire la realtà che viviamo. Questo è il motivo secondario uguale per tutti. Poi c'è un motivo principale che è più difficile da capire. Perché? Perché siccome sono motivi esoterici e proprio tipici di queste organizzazioni segrete, purtroppo se uno non sa cos'è l'esoterismo e se non sa come funzionano queste organizzazioni, il motivo sembra una follia. Spiego con un esempio. Se venisse una persona totalmente ignorante di quella che è la realtà europea dallo Sri Lanka e chiedesse cos'è la mafia, cos'è Cosa Nostra, avremmo difficoltà a spiegare che c'è una organizzazione che controlla il territorio siciliano ma si ramifica poi in tutto il mondo, che commette delitti per vari motivi. Quando c'è una persona incaprettata che viene uccisa magari alla periferia di Palermo, ritrovata in un bagagliaio di fronte a una stazione carabinieri. E uno, questo ci domanderebbe, ma perché l'hanno fatto e qual è il motivo? Oppure, in un delitto di camorra avvenuto qualche anno fa, perché hanno fatto trovare il cadavere di un ragazzo in mezzo a una rotonda del paese, completamente bruciato, privo della lingua, degli occhi e delle mani? Bisogna spiegargli come funzionano queste organizzazioni, qual è la razza di questi delitti, qual è il modo di ragionare di queste organizzazioni. Spiegare come ragionano queste organizzazioni che sono ancora più complicate della mafia e sono ancora più complesse, spiegare il motivo è veramente complicato farlo qua. Io sono anni che lo faccio sul mio sito, in conferenze specifiche ho cercato di spiegare più o meno qual è la logica base di questi delitti, però è impossibile dirlo in pochi minuti.
queste organizzazioni segrete, a cui appartengono poi tutti i nostri politici e tutti i personaggi più in vista della, dell'imprenditoria, della politica, della magistratura, della, i personaggi più importanti, diciamo, di una nazione, appartengono tutti alla massoneria, e la massoneria è un'organizzazione esoterica. Ma se uno non sa che significa esoterico, l'esoterismo è un... non riuscirei neanche a spiegarlo, se non... chi lo sa già, va bene, sa di che cosa sto parlando, ma altrimenti è come se fosse che la realtà in cui viviamo ci fanno credere che sia in un modo, in realtà è un altro. E loro ragionano in un altro modo, con altri fini, con altri, con un altro linguaggio proprio. A noi, persone normali, ci fanno credere determinate cose, ci fanno studiare determinate cose che sono quasi tutte diverse da quelle che sanno loro e che pensano sia corretto loro. Altre domande? Dimmi. Io le faccio una domanda che può apparire ironica, stupida, non lo so, faccio una piccola premessa. Lei questa sera ha tenuto una conferenza davanti a 150-200 persone. Penso che questa cosa la faccia più e più volte, perché lei non è più della zona, quindi penso che gira in tutta Italia. In una serata come questa, lei, in senso buono, sconvolge la vita di 200 persone, che domani parleranno con 200 persone, chiedendosi ma è possibile che... Allora quello che le chiedo io, con una punta di ironia ma con una base di realtà, perché la storia ce lo insegna, lei come mai è ancora vivo? Anche questa è una domanda che mi fanno in molti. Allora, chi tocca queste organizzazioni? Allora, ci sono, diciamo, detto che ci sono due livelli di realtà. Il livello di realtà in cui vive la persona normale, che non sa niente di tutto questo, persona normale, anche l'avvocato, il magistrato, quando non sa queste cose, va in un processo di questo tipo e non capisce niente. E poi c'è il livello di quelli che sanno. Quando ti avvicini al livello di quelli che sanno, ti uccidono. Ma attenzione, non ti uccidono quando tu sai, ti uccidono prima che tu sappia. Quando sei lì, lì per capire, vieni fatto fuori. Quindi è la storia di tanti magistrati italiani, è la storia anche di tanti avvocati. Ci sono tanti colleghi che muoiono in incidenti o suicidati, come un avvocato di Macerata, Silvia Guerra, trovata l'anno scorso impiccata con la calza da donna al termosifone, anzi no, alla finestra, come un altro avvocato di Nereto, provincia di Teramo, presidente della Slow Food, che viene trovato massacrato a colpi di ascia insieme alla moglie. La mia è una categoria molto a rischio, ma non ti uccidono quando tu sai, ti uccidono quando ti avvicini a sapere. E quando poi lavori per la verità, perché se invece lavori per depistare, arrivano, ti comprano e tu sei a posto, a quel punto non rischi più niente. Se tu hai come questo gendarme qui, riesci a superare il primo periodo, quello in cui cercano di farti secco, è fatta. Cominci a divulgare quello che sai e non ti toccano più. Infatti hanno tentato di farmi secco 4 volte, ma sempre quando ancora non avevo capito neanche da dove partivano gli attacchi e perché, perché non avevo neanche capito che avevo toccato qualcosa di scomodo. Che cosa successe? Questo l'ho raccontato in altre conferenze, in altri articoli. Successe che dopo, c'era stato un primo episodio strano in cui la mia collega Solange Manfredi si era ritrovata con la moto che gli mancava un... bullone della ruota posteriore della moto, pensava a un sabotaggio, io pensavo forse che era un sabotaggio, mi sembra strano, insomma, e andò così. Dopo una settimana io stavo con la mia moto e mi partì lo sterzo e caddi per terra mentre stavo in rettilineo. Nello stesso momento la mia collega perdeva il dado della ruota posteriore ancora una volta e quindi per un pelo, diciamo, si è salvata da un altro incidente. Quindi a quel punto ho capito che volevano farci capitare un incidente nello stesso momento a tutti e due. Allora io ho cominciato a capire che ero sotto il mirino di qualcuno e ho cominciato a dire: ma perché ci devono uccidere nello stesso momento? Che non ha logica, secondo me, perché lasceresti tracce, daresti un segnale esterno che c'è qualcosa che non va. Fammi morire a me oggi e fra 3 mesi la mia collega in un altro incidente. Se noi moriamo nello stesso incidente, lo stesso giorno, peraltro non è la prima volta che capitava,
in Italia di persone che muoiono in un incidente di macchina e di auto nello stesso momento contemporaneamente. Una coppia di fidanzati, Mauro Manucci e Simona Acciai, moriranno nello stesso istante, più o meno a distanza di 10 minuti, lui in moto andando dritto contro un palo e lei rovesciandosi con l'auto in una scappata. Ora, un po' troppi sono questi casi di persone che lavorano insieme o stanno insieme, fidanzati, che muoiono insieme. Avrebbe destato qualche sospetto, ma lì ho capito che questa gente non ha il problema del stare sospetti. Lì ho capito che questa gente ragiona in un modo totalmente differente dalla maggior parte delle persone e ho cominciato a cercare di capire qual è la logica di queste persone. Quindi ho cominciato a studiare le morti strane di altri colleghi oppure altre categorie, giornalisti, ricercatori, eccetera. Ho cercato di capire cosa legava tutte queste morti, perché erano avvenute in questo modo, chi c'era dietro, e piano piano ho scoperchiato questo calderone. Quindi infatti, paradossalmente, appena ho cominciato a capire, appena ho messo su internet tutti i documenti che avevo, tutte le cose che sapevo, non mi ha toccato più nessuno. Quindi sono anni che non ricevo, come attacchi fisici, alla mia, come pericolo, niente, né io né la mia collega. La mia collega una volta arrivai a casa, ma all'epoca in cui non sapevamo ancora nulla, la trovai avvelenata per terra, chiamai il 118, venne rinvenuta, e quindi era un tentativo di avvelenamento, non so se per ucciderlo, per intimorirlo, per che altro. Ma dal momento in cui abbiamo cominciato a capire che abbiamo messo tutto su internet, non è più successo niente. Succede altro, succede che cercano di comprarci, succede che cercano di avvicinarci, che cercano di avvistarci, che cercano di crearci difficoltà di altro tipo, però comunque quello dell'uccisione non c'è mai più stata. Quindi a questo punto si gioca su altri livelli, il gioco diventa l'informazione. La battaglia tra me e loro, prima era una battaglia prevalentemente fisica, chi arriva prima? Arrivi prima tu, io, a capire le cose come stanno, a fare una denuncia, o arrivano prima loro a ammazzarti? Adesso la battaglia è diversa. La battaglia si gioca in che modo? Io dico che Piero Luigi Vigna, il magistrato, poi capo dell'antimafia, era l'assassino nei delitti del mostro di Firenze. La mia conferenza va su YouTube. Qualche giorno prima che andasse la conferenza su YouTube, il web è stato infestato di video sul mostro di Firenze, mentre fino a 2 anni fa su internet, se tu digitali sui video sul mostro di Firenze c'era qualche video sul processo Falciani e altre 3-4 cosette, oggi c'è di tutto, ci sono tutti i programmi che hanno fatto all'epoca, tutti i programmi successivi, tutti gli approfondimenti fatti da tutti i vari programmi tipo, che ne so, Quarto Grado, La Linea d'Ombra, questi qua, quindi trovi un'infinità di materiali, non trovi più la mia conferenza. Che ne so, io tento di riaprire il processo delle bestie di Satana, provo la revisione del processo e vengo incaricato della revisione del processo. Nessuno lo dirà mai in TV, nessuno dirà mai in un giornale, lì è la battaglia, anzi, può darsi che cosa faranno, beccheranno, qua ci sono diversi scenari possibili, o prendono un'altra setta satanica e fanno casino con quest'altra setta collegata alle bestie di Satana, cioè faranno un altro nuovo calderone mediatico per coprire quello che sto facendo io e quello che si sta facendo in realtà. Può darsi che questi ragazzi usciranno di galera se io preparo la revisione e il processo si fa in modo corretto, difficilissimo perché è quasi impossibile avere dei processi corretti in Italia, ma se il magistrato non fosse corrotto e se il processo si facesse, questi escono e nessuno saprà mai nulla. L'altra possibilità è che magari tra qualche settimana vi ritrovate in tutti i TG a dire che un avvocato capo della setta satanica Bestia di Satana cerca di far uscire i suoi accordi e poi incastrano pure me e mi arrestano, e voi saprete 150 oggi che ma questo era quello che diceva quelle cose, possibile, ma qualcuno gli dirà dentro perché era il capo, ecco perché ci ha detto quelle cose, l'hanno fottuto quel porco, meno male, perché diceva delle cose troppo gravi, dai, diceva che Piero Luigi Vigna era uno degli assassini dei delitti del mostro di Firenze, è meglio tornare alla realtà reale. Altri diranno, porco cane invece, hai visto che l'hanno fregato? Ma voi lo saprete, ma 55 milioni di italiani sapranno che Paolo Franceschetti è il capo delle bestie di Satana. Quindi la vera battaglia si gioca, come in ogni campo, sull'informazione. Faccio degli esempi banali, tanto voi siete, se venite alla situazione di Salus Bellatrix, siete abituati a questi discorsi. C'è una nuova cura per il cancro? Non importa, si spinge in TV sulla chemioterapia, su
queste terapie alternative e si scredita chi parla di cure alternative come Simoncini, che si è pure beccato una condanna, se non ricordo male, per aver detto che il cancro è un fungo e si cura col bicarbonato. Poi dopo anni si viene a scoprire che c'è una ricerca fatta dall'università, quelli sì che allora sono attendibili perché è un'università, che il cancro o si cura col bicarbonato, e mo chi lo risarcisce Simoncini? Non si sa. Anche su tutti i giornali, tutti i media, ancora continua ad essere il ciarlatano, il truffatore che dice che il cancro è un fungo e si cura col bicarbonato. Quindi la battaglia oggi in tutti i fronti è sull'informazione. Oggi a me uccidermi costerebbe troppo, perché poi troppi capirebbero, indagherebbero, in alcuni casi poi a quel punto, se oggi ho 20.000 lettori del mio sito, sono circa attorno a 20.000, magari diciamo che sono 10.000 quelli che possono credere in quello che dico, altri 10.000 vengono per curiosità, o anche solo per informarsi, perché sono magari appartenenti a quell'organizzazione di cui io parlo sempre, quindi vengono per vedere, no, vediamo che dice oggi su di noi. Quindi se poi muoio e se si sa che è un assassino, diventano non più 10.000 ma 50.000, e poi a quel punto tutto ciò che ho detto diventa Vangelo, come è successo per altri personaggi del passato. Quindi non correranno questo rischio. Casomai il rischio è che fra un po' mi faranno qualche scherzetto che io non aspetto, e poi mi ritrovo a essere coinvolto in qualche cosa che chissà che sarà. Ecco, insomma, ho risposto alla tua domanda, perché lo uccidono. Altro? Volevo chiedere un ragionamento, no? Che vada a spiegare il motivo vero per cui in questo momento, lei diceva prima, si vuole instaurare a livello dell'Italia una sorta di crisi economica che andrà, diciamo, come conseguenze a produrre diverse morti. Può essere, la mia una domanda, che per capire la comprensione di questi momenti si vada ad indagare, diciamo, sullo studio di quello che, di come funzionano i mondi spirituali. Cioè, al di sopra di questi signori che appartengono a queste elite, al di là adesso dei nomi di classificazione che vogliamo dare, oppure ricomprenderli in un'organizzazione massonica lato sensu, ma che può essere la Golden Dome oppure altro tipo di organizzazioni. Cioè, la domanda è questa: al di sopra di questi livelli ci sono dei livelli che non hanno a che fare con il mondo tridimensionale, e quindi parlo praticamente di uomini e carne ed ossa, ci sono delle entità, delle forze energetiche e spirituali che chiedono e ispirano questo tipo di sacrifici, perché vanno ad agire sulle componenti più basse a livello spirituale dell'uomo, per cui loro si nutrono energeticamente da questo. Arrivo ad inferire: cosa spinge gente che ha ricchezze infinite a voler aumentare anche marginalmente la sua ricchezza in termini di soddisfazione? E la soddisfazione è un qualcosa che non si misura in termini quantitativi o monetari, ma è un qualcosa che attiene allo spirito o all'anima di ogni singola persona. Allora io dico, c'è un meccanismo sicuramente, a mio modo di vedere, di natura spirituale energetica, per cui a un certo punto si blocca il mondo tridimensionale e si va a dei livelli superiori che attengono a delle entità di carattere ultrasottile. Secondo il mio punto di vista, la spiegazione va ricercata in questo. Ma questa non è una domanda, è un'affermazione. Sì, io volevo sentire la sua risposta, visto che lei... La penso come te. Il suo parere. Il mio parere è che c'hai ragione, però magari aggiungerei una cosa. Tu mi dici che ci sono delle entità sopra che causano tutto questo, ma quando si passa all'entità superiore... A quel punto però io non vedo più il bene o il male così come lo vediamo noi, perché per queste entità superiori, qualcuno chiamerà Dio, gli angeli, quello che è a seconda della religione che appartiene, delle credenze, della spiritualità di ciascuno, il tempo non si misura così come lo vediamo noi. Noi adesso stiamo vedendo che arriviamo a una crisi economica ancora più grave, con morti, distruzione, eccetera, ma dal punto di vista di queste entità
questo sarà un momento necessario per l'evoluzione dell'umanità, quindi a quel punto la battaglia non è più tra bene e male, come dice qualcuno, ha vinto Satana, no. Momentaneamente questo è quello che succede, specialmente perché lo vivremo noi sulla nostra pelle e non saremo contenti di quello che sta per arrivare, ma noi dobbiamo valutare, se andiamo a parlare di spiritualità, dobbiamo valutare quello che sta passando l'umanità in termini un po' più ampi dei prossimi 5-6 anni o dei prossimi 20 anni. A quel punto valutiamo l'evoluzione dell'umanità nei millenni e questo è un passaggio necessario, insomma. E allora lì ho difficoltà a pensare che domini il male, che adesso tutti i nostri politici siano asserviti al male, siano tutti in organizzazioni esoteriche, massoniche, nere e criminali e sataniche, questo assolutamente sì. Che i nostri Bertinotti, D'Alema, Pannella, Berlusconi, Monti siano tutti dei satanisti e siano tutti appartenenti al mondo che noi chiamiamo del male, questo assolutamente sì. Però da qui a dire ma Satana ha vinto, sta vincendo il male, no, perché questo è un momento di passaggio per qualcosa che poi nei prossimi secoli sarà diverso. Mi dispiace che io sono qui a vedere un momento peggiore, ma insomma comunque a quel punto cambierebbe la mia risposta. Comunque per il resto c'è ragione, sì. Scusa Paolo, volevo chiederti una cosa, potresti dare un piccolo accenno in modo che al blackout? Sì. Ok. Allora, una cosa che io dico da un bel po' di mesi, e che so però da qualche anno, è che stiamo per... Una cosa che vogliono progettare queste persone che sono al potere, che hanno progettato, è un blackout globale di quest'anno che fermerà la corrente elettrica in tutta Europa e probabilmente anche in tutta America. Un blackout della corrente elettrica per settimane, che cosa significa? Un disastro. Ecco i sacrifici del ministro Fornero. Questi sono i sacrifici di cui parla. Perché cosa succederà? Immaginatevi, se si blocca la corrente, hanno fatto una prova generale nel 2004, un blackout in tutta Italia per circa 12 ore, non so se ve lo ricordate, siamo stati senza corrente elettrica per parecchio tempo. Quella era una prova. Non c'era nessun motivo reale, ci hanno raccontato che un albero era caduto in Svizzera, cazzate, perché poi neanche la commissione ministeriale incaricata di accertare le cause del blackout dirà che era stato un albero, anzi disse che era impossibile che quella fosse la causa. Quindi quella fu una prova generale per il blackout totale che avverrà probabilmente quest'anno. Immaginatevi quindi le conseguenze, si blocca tutto. Si bloccano le scuole, la figlia di una mia amica Beatrice sarà contentissima, non vede l'ora di sto blackout così non va più a scuola, le pompe di benzina non erano più benzina, i supermercati avranno i congelatori che andranno a rovinare tutto il cibo perché si bloccheranno, in casa non ci funzionerà più niente, non funzionerà il frigo, non funzionerà non lo so se i cellulari funzioneranno o no, probabilmente no. Comunque tanto non li potrete ricaricare e quindi anche se il satellite continuasse a funzionare dopo un po' non funzionerebbe più il cellulare perché non funzionerebbe più la batteria, non si potrà più comunicare, non ci sarà la luce elettrica, non ci sarà più niente sostanzialmente. E quindi questo significherà la morte di alcuni delle persone più deboli, quindi i pensionati, le persone che non sono autosufficienti, che non sono preparate a questo, in particolare nelle grandi città. Nei paesi no, nei paesi, io ogni tanto dico, ho detto anche nel paese dove vivo questa cosa qualche giorno fa, dico speriamo che non mi viene per matto, invece tempo 30 secondi si stanno già organizzando, hanno cominciato a dire vabbè allora guarda tu mi dai la legna, tu mi fai questo, tu fai quest'altro e ci organizziamo, sì, effettivamente corretto come ragionamento, tra l'altro io vivo vicino a un lago quindi ci sarà qualcuno che si organizza, va a pescare il pesce, ci sarà da mangiare, l'acqua c'è perché l'acqua del lago dove vivo è potabile, insomma a seconda dei paesi in cui uno vive ci si riorganizza, ma pensate a Roma o a Milano, in un palazzo di 20 piani cosa succede? Senza correnti, quindi a parte il fatto che chi sta al 20° piano si deve fare su e giù a piedi, ma lasciando perdere quello avremo gente un po' più magra e meno obesa, però dove va a comprare la roba? Peraltro i bancomat non funzioneranno, quindi il denaro non ci sarà. E questo sarà il motivo
che useranno poi scatenante per far arrivare il giro di vita autoritario. Arriveranno i militari dappertutto, militarizzeranno le zone con la scusa di aiutare la popolazione e poi si ripartirà con ovviamente nuove leggi, nuove situazioni in ogni campo d'emergenza per reagire alla crisi che c'è stata. Non è un problema se uno lo sa prima, perché a quel punto si organizza, ci organizziamo, molta gente che conosco si sta organizzando e è pronta a questo blackout che ci sarà e non ci saranno drammi. Il dramma sarà per chi invece gli arriverà tra capo e colla sta batosta e non sapranno prepararsi. Infatti mi viene da ridere quando mi dicono ma possibile, i nostri politici colpevoli di reati come quelli del mostro di Firenze. Ma che gliene frega del mostro di Firenze? Sono 8 coppiette, 16 omicidi hanno commesso nei diritti del mostro di Firenze. Alle bestie di Satana hanno attribuito 4 omicidi per cui ci sono state le condanne e altri 18 omicidi in corso di accertamento per cui ci sono stati dei processi, archiviazioni, ci sono tuttora indagini in corso, eccetera. Ma chi gliene frega loro di 18 persone quando tanto stanno per fare una strage di queste proporzioni in tutta Italia? Questo è il modo di ragionare dei nostri politici, queste sono le conoscenze che i nostri politici, di cui ci fidavamo, condividono e sanno, ma non condividono con la massa. Mi piacerebbe tanto andare, io ce l'ho sempre con Bertinotti perché l'ho votato diverse volte, con Pannella perché sono i due che ho votato per anni, e mi piacerebbe tanto andargli e dirgli quello che penso personalmente, perché sarebbe inutile. Quindi. Va bene. Altre domande? Lei pensa che il suicidio di Cecilia Gatto Trocchi avvenuto qualche anno fa? Ma quale suicidio? Eh sì, infatti. Cecilia Gatto Trocchi è un'altra di quelle che si stava occupando di satanismo, stava dicendo le stesse cose che ho detto io oggi, che il vero satanismo è quello dei potenti che fanno sacrifici umani. E cominciò a occuparsi di queste cose. Lei era un'esperta, un'antropologa esperta di sette sataniche e criminali. Il problema di Cecilia Gatto Trocchi è che per anni aveva studiato il satanismo su questi libri, sui libri ufficiali, non ci aveva capito niente, non ne sapeva nulla. Ha avvicinato il problema del satanismo, il mondo del satanismo, sottovalutandolo, dicendo: ma sono persone che, in fondo, lo disse a una trasmissione TV, a Enigma. Disse che non sono persone molto evolute, sono persone che le vere persone evolute fanno altro, purtroppo non è così, sono persone molto evolute, tant'è che ci prendono per il culo da secoli e non sarebbero, non ci avrebbero preso per il culo se non fossero evolute e non avessero conoscenze che noi non abbiamo, e quindi sottovalutarle è un grave errore. Lei fece questo errore e tra virgolette si suicidò, peraltro in un giorno assolutamente simbolico, con modalità che chi conosce questa organizzazione ha capito immediatamente che era un omicidio, non era un suicidio.